Vedete che queste determine vengono pubblicate, purtroppo. Giustamente voi, ognuno di voi non ha tempo di dedicarsi lì a mettersi all'arbo pretore, a guardare, a fare. Ma noi ci siamo qui per questo, noi ancora della minoranza, ci siamo qui per questo. E anche qui in campagna elettorale ci siamo qui per questo, per aprirvi gli occhi. Noi abbiamo scritto un documento su queste cose ed è firmato da tutti i consiglieri di minoranza: Salvatore Ambesi, Rocco Iuriani, Ismaele Ottavio Paruso e Morabito Vincenzo, tutte e quattro. Ed è un documento del 27 febbraio, non è un documento di 2 anni fa, del 27 febbraio di quest'anno. Anche perché si è fatta speculazione su questo, anche su di noi. Attenzione, come dicevo prima, per l'architetto Malipinti, il geologo Malipinti, eccetera, anche per gli altri tecnici ci sono i nuovi incarichi, diciamo, quelli rispetto ai quali ancora devono percepire, e sono anche incarichi consistenti, non pensate. Ve ne dico uno. Così, a modo esempio, ad esempio, determinazione numero 29 del 3 febbraio 2014, lavori di adeguamento alle norme in materia di agibilità della scuola media, importo euro 89.660, affidamento in carico professionale, indovinate a chi? Uno di quelli, architetto Giuseppe Scarcella. Vendico un altro, uno nuovo, un incarico nuovo, determinazione numero 312 del 18 ottobre 2013, conferimento incarico professionale per la preparazione degli elaborati necessari e la redazione degli atti di stima per l'utilizzazione delle sezioni boschive di proprietà comunale come previsto nel piano di gestione forestale. Volete sapere a chi è stato dato? Penso con dove nasco. Dottor forestale Giuseppe Siciliano. Quindi sostanzialmente sempre le stesse persone. Allora, cosa voglio dire? Che il comune, applicando le tasse al massimo, riscuote 1.670.923,98 euro, che sono pari a circa 3 miliardi e mezzo delle vecchie lire. Di queste 3 miliardi e mezzo avete visto quanto poi vanno a finire nelle progettazioni. Circa 1 miliardo. Cioè, pare che avete visto comune fatto solo i progetti. Non so, ma notte progetti, cose, una cosa allucinante. Tutto progetto è. Un tanto tempo, come quando c'è il cartone animato di paperone che ne scivano i dollari, ecco, mi è venuta questa impressione, progetti tantalogici. Cioè, se noi saremo eletti col vostro aiuto, ridurremo le tasse del 40%. E questo perché ce lo consentirà quello che dicevo prima. Perché non dobbiamo dare soldi a valanga per progettazione, perché noi faremo lavorare le professionalità che ci sono interne. Sì, tutte le volte che è possibile, cioè quasi sempre, perché non abbiamo 3 tecnici e sono tutti e 3 tecnici preparati, che non hanno nulla da invidiare all'architetto Malipinti o a tutti gli altri, Scarcella e quant'altro. E questo ci consente un risparmio di spesa che voi non manco immaginate. E allora, dicevo, ridurremo, come riusciamo a fare a ridurre le tasse del 40%? Ve lo spiego subito. Utilizzeremo l'avanzo di amministrazione che c'è già, e di cui vi ho parlato l'altra volta,
che è di 650.056,41. Quindi noi abbasseremo, è la prima cosa che faremo, abbasseremo le tasse perché siamo in grado di farlo, utilizzando questo avanzo e riducendo le spese per le progettazioni. A voi che ci aggiungo. Poi utilizzeremo i proventi dei tagli dei faggi, proprio per ridurre le tasse. Utilizzeremo le economie provenienti dai risparmi sugli stipendi del sindaco e degli assessori. Noi rinunceremo, anche perché, come vedete, nella lista mia non c'è gente che vuole fare progetti. Mi capite? Non abbiamo questi pretesti. Noi siamo lì, su gente onesta che va lì per amministrare voi, per amministrare il comune e per tenere le porte aperte a voi, per quando avete bisogno di qualche cosa. Poi utilizzeremo le economie provenienti dal taglio degli stipendi per il Presidente del Consiglio, quel minimo che è, perché per noi non deve essere remunerato. Di questo abbiamo fatto una battaglia all'inizio del 2010, quando ci siamo insediati. E poi, infine, utilizzeremo l'economia del taglio dell'indennità aggiuntiva al personale dipendente, circa 150.000 euro in questi 10 anni di cattiva amministrazione. 150.000 euro, indennità aggiuntive, cose. Perché? Basta che voi decidiate nel segreto dell'urna di non votare per gli interessi degli altri, ma di votare per voi stessi. Voi dovete votare per voi stessi, non per gli interessi degli altri. E questo è il messaggio che voglio inviarvi. Voi dovete votare, come ha detto Peppino l'altra sera. Io una volta voglio votare per me stesso, ma non come si è inteso per se stesso nel senso fisico del termine, ma per gli interessi che devono essere quelli del bene comune, non gli interessi di chi vuole speculare. Poi vorrei dire, rispetto al lavoro, diciamo, noi predisporremo un piano per l'occupazione dei disoccupati e vi dico come troveremo i soldi. I soldi li troveremo in fondi del bilancio comunale e con quelli della regione. Creeremo un fondo comunale per far lavorare i molochesi, almeno 50.000 euro, utilizzando, come ho detto prima, parte di quell'avanzo di amministrazione, una parte di quello, e le risorse che risparmieremo sulla spesa improduttiva, circa 20-30.000 euro. E poi attingeremo ai fondi regionali istituiti per la lotta alla disoccupazione e a quella per l'aiuto ai disoccupati. Creeremo una disponibilità di circa 200.000 euro per progettare con l'ufficio tecnico comunale, non con i tecnici esterni, lavori in economia dove far lavorare i disoccupati molochesi. C'è anche qui, votate per gli interessi vostri, non per gli interessi degli altri. Il lavoro è un diritto che dà dignità all'essere umano. Vedete, noi abbiamo anche un grande progetto per il Monte Trepitò, perché secondo noi lo sviluppo
del nostro comune, del nostro territorio, passa necessariamente per il Monte Trepidoro. Creeremo delle cooperative giovanili, faremo in modo che nascano delle cooperative giovanili con cui poi lavorare insieme per creare lavoro e quindi creare sviluppo. Il Monte Trepidò è rimasto praticamente abbandonato in questi anni, voi lo vedete tutti. Sul Monte Trepidò voglio dire alcune cose, me li sono scritti per non dimenticarli. Cioè, sono stati fatti gli sprechi, no? Sono stati fatti dei lavori lì alla Prologo, sono stati sprecati diverse centinaia di migliaia di euro per opere mai utilizzate. È stato fatto cadere la festa dei boschi, che ogni anno centinaia e centinaia di molochesi celebravano. Ti sei solo occupato di prendere i soldi nelle tasche dei molochesi. Questo hai fatto, Beniamino. Ti sei addirittura inventato, attenzione, me l'ho dimenticato di dire, c'è un'altra tassa curiosa, molti di voi la sapranno. Cioè, c'è la tassa per la raccolta della legna. Si è inventato pure questo. Dobbiamo pagare 16 euro di tasse. Tasse. Si è inventato pure la tassa per la raccolta della legna. Cioè, non dimenticavo che esistono gli usi civici, eccetera. Non ha fatto nulla. Abbiamo dei diritti là sopra sul Monte Trepidò. Noi molochesi non ci ha mai tutelato, anzi ci ha pure una tassa. Il discorso dei funghi, noi abbiamo scritto qualche anno fa un articolo anche sul giornale sulla questione dei funghi, della raccolta dei funghi. Noi non l'accettiamo, noi abbiamo un diritto che si chiama, i latini dicevano ius fungandi, come anche la legna, che i latini dicevano ius legnandi. Noi non accettiamo questa imposizione, noi non l'accettiamo l'imposizione da parte del parco, e l'imposizione ci viene dallo stesso sindaco del nostro comune, che dovrebbe rappresentare gli interessi nostri anche nei confronti degli enti superiori. Invece che succede? Ci carica un'altra tassa. E non pensate che sia poco, specialmente in questo periodo. Questo è la tassa sulla legna. Non parliamo poi dell'altra tassa, quella sulla raccolta dei rifiuti. Cioè, ha inventato anche qui il pagamento della tassa sui rifiuti su presupposti falsi. Cioè, la raccolta dei rifiuti avviene al massimo qualche settimana all'anno là sopra. E il sindaco, sapete che ha fatto? Invece di preoccuparsi di non far pagare la tassa per l'intero anno, che cosa ha fatto? Si è preoccupato di vendere gli alberi per fare cassa, e quindi a soldateri terra. Cassa, tasse e distribuzione, come vi ho spiegato, perché questo è il circolo, avete capito qual è il circolo? Tasse, vendita legname, distribuzione a quattro amici. No, questo sistema deve finire. E quello che sta succedendo, che è successo in questi 10 anni, e ve l'ho documentato. Prima parlava di turismo, cose, sparava paroloni, turismo, hai abbandonato la montagna, hai abbandonato tutto, ti sei svenduto la pedemontana. Io 5 anni fa feci un comizio su questo. Noi siamo isolati, la bretella, eccetera, noi teniamo 2 bretelle,
io mi ricordo, fece una battuta, che noi non abbiamo bisogno di preteri, perché i cazzo non dica là. Io feci una battuta allora. Lo sport, parlavo di sport, di quale sport? Cioè, stanno nascendo campi dappertutto in teste levare, in teste cose, perché i figlioli non sanno dove andare a giocare. Perché per spillare soldi ai cittadini molochesi si inventava la storia che gli ha dato ha dato l'incarico della gestione. Quindi i nostri bambini, i nostri ragazzi devono pagare anche lì per poter giocare. Mi sembra una cosa giusta. Tasse, pagamenti, tasse, sovratasse, distribuzione. No, non va bene, Beniamino. Mi dispiace, non va bene. Non va bene questo sistema. Il sistema deve cambiare. Sulla casa, lui ha parlato di case popolari, eccetera. C'è, è bene che voi lo sappiate, il sindaco e la sua giunta e la sua amministrazione ha fatto pagare a quelli che hanno acquistato la casa popolare almeno il 30% in più. Avete capito bene? C'è gente che vicino pure a qualche suo esponente, a qualche suo, come dire, consigliere, che non ne poti più di quante ingiustizie hanno fatto su questo punto. Noi gliel'abbiamo scritto in un manifesto come minoranza qualche anno fa, che lui deve applicare gli abbattimenti, doveva applicare gli abbattimenti del 20% più del 10% se pagava in un'unica soluzione. In realtà era del 30% l'abbattimento. Ma lui non solo non ha fatto gli abbattimenti del 20 ed eventualmente anche del 10, ma ha aumentato le rendite. Quindi noi abbiamo trovato una situazione nella quale, siccome voi sapete che il prezzo si determina in base alle rendite catastali, lui che cosa ha fatto? Ha fatto aumentare le rendite, è arrivato a un prezzo più alto di quello che doveva essere rispetto alle rendite, alle vecchie rendite. Poi su quel prezzo che era stato maggiorato perché aveva aumentato le rendite, non ha fatto gli abbattimenti del 30%. Insomma, si parla in media di 4, 5, 6 mila euro per ogni alloggio che noi abbiamo pagato in più. Tasse, supertasse, eccetera. Distribuzione. Ricordatevi questo concetto. Tasse, supertasse, eccetera, eccetera. Distribuzione. Questo è lo sistema. Allora, distribuzione, non equa distribuzione, distribuzione a quelle 3-4 persone, famiglie, amici, vicini, parenti, amici di parenti, parenti di consiglieri, cioè di tutto e di più. La stessa cosa ha fatto con l'aumento dell'affitto. Perché aumenta anche l'affitto, si calcola in base alle rendite, quindi avendo aumentato le rendite ha aumentato anche l'affitto. Poi c'è il reddito, eccetera, ma sostanzialmente la gente si lamenta, è stanca, non ne può più, non hai i soldi per il pane e tu aumenti l'affitto e tu fai pagare tasse alle valere. Per esempio, ti sei occupato di dire se ci sono i poveri totali, quelli che non hanno una lira, manco si calciano l'occhio, perché non li hai esonerati dal pagamento dell'affitto? Noi faremo questo, esoneremo quei poveri totali dal pagamento di qualunque canone. Allora, voglio dire questo, perché voglio chiudere. Io ho cercato di illustrarvi per come ho potuto, cercando di essere più preciso possibile,
citando dati, citando dei termini, citando quindi atti del comune, quello che è il sistema purtroppo imperante, che è stato il sistema imperante in questi 10 anni. Attenzione, qui mancano tutte le imprese, avete capito? Cioè io vi ho parlato dei progetti, dei progettisti, perché quando vi parlerò delle imprese vi farete i due conti e vi renderete conto che non è rimasto più nulla per voi. Manco lacrimi per Ciangir, perché su quei 3 miliardi e 500 milioni delle vecchie lire che noi paghiamo di tasse, praticamente non resta niente. Avete capito? Niente! Manco per non decantare un pacchetto di sigarette! In quella distribuzione di cui parlavo, tra tecnici e imprese, non resta niente! Per la povera gente, per la gente bisognosa, per il popolo, per quelle delle case popolari lì di fronte, per gli operai, non resta nulla. E questo è il punto. E chiudo così. Io vi dico semplicemente una cosa. Voi nel segreto dell'urna, mi scuso vivamente se non posso arrivare in tutte le vostre case. Sto cercando di fare di tutto per arrivare in tutte le vostre case. Ve lo giuro. Ma io devo pure lavorare, una famiglia, ho 3 figli piccoli da portare avanti. Non posso dedicarmi tutta la giornata a venire nelle vostre case. Però sto cercando di fare il massimo per venire a trovarvi, per farvi una visita di cortesia, perché ci tengo a questo, perché mi interessa non solo chiedere il voto, mi interessa sapere le vostre problematiche, voglio sentire i vostri problemi, perché voglio che voi domani, se mi eleggerete, voglio che voi vi ricordiate di quell'incontro, di quando ci siamo guardati negli occhi, qualcuno anche con le lacrime. Voglio che ci sia, che vi ricordiate questo, e che se domani sbaglierò, che veniate e buttate il pugno sul tavolo, ricordandomi quel momento, quando io sono venuto a trovarvi a casa vostra, e quindi mi sto sforzando di fare tutte le case, ma se non ci riesco, non è colpa mia, perché i tempi sono questi, cercherò di fare il possibile anche questa settimana. E mi scuso per questo se in qualche casa non posso arrivarci, però vi posso assicuro che col cuore ci sono in tutte le case, in tutte le case ci sono. Io voglio solo dirvi una cosa, finiamola anche con la storia delle compravendite e dei voti. I voti non si comprano, i voti si donano, i voti si danno secondo scienza e coscienza. I voti si danno a chi li merita, come quando andavamo a scuola. I voti si danno secondo scienza e coscienza. Io voglio solo dirvi questo, votateci, provateci. Io sto parlando da un sacco di giorni. Vedete, se ho detto fesserie, se dico fesserie, mettetemi alla prova, metteteci alla prova. Se poi non valimo niente, tra 5 anni vi aspettate lo stadio e diventate il tuo cozzo come un devotasto. Ma fatela questa scelta coraggiosa, cambiate questo sistema che ho cercato di raccontarvi stasera, documentandolo, cambiatelo questo sistema, provateci, poi se non va bene ci mandate a casa, ed è giusto così, e noi lo accettiamo. Come in questo momento vi chiediamo il voto, allo stesso modo dobbiamo accettare il non voto se abbiamo sbagliato domani. Però fatela la scelta. Non fate come dice Beniamino Alessio. Se non votate per me, non andate a votare, perché fate il gioco suo. Quelli a cui non piace questo sistema devono andare a votare e votare contro di lui. E votare per l'alternativa, per l'altra lista. Perché noi ve l'abbiamo offerta l'altra lista, e vi posso dire che ve l'abbiamo offerta con grande sacrificio,
con grande sacrificio, perché ci è costato. Non pensate che è stato facile fare. Il primo per me, io ci ho messo la faccia, con coraggio, e la continuo a mettere per il bene del mio paese. La metto sempre la mia faccia. Però vorrei che anche voi metteste il vostro coraggio quando siete nel segreto dell'urna e cambiate. Viva Molocchio, viva Molochesi, viva la lista, amo Molocchio, Centro Studi Lazzati. Grazie, buonasera a tutti. Adesso parlerà Maddalena Del Re. Grazie Ottavio. Innanzitutto buonasera a tutti quanti. Io mi chiamo Maddalena Del Re, sono un giovane avvocato e ho 32 anni e vengo da Lamezia Terme. Sono forestiera, non sono di Molocchio. Ma io sono fiera di essere qua, orgogliosa di essere qua. Ho accettato questa candidatura per il senso civico che questa candidatura comporta, per la stima e l'ammirazione che mi lega al giudice Romano De Grazia. E poi la trovo un'avventura. A me mi avevano anche proposto di candidarmi alla Lamezia Terme. Il Movimento 5 Stelle mi ha pregato di candidarmi alla Lamezia Terme e io non ho voluto. Appena il giudice mi ha proposto questa candidatura, io ho accettato con entusiasmo, perché l'ho trovata un'avventura, perché io penso che valga la pena di impegnarsi per ogni paese della Calabria. Io sono calabrese, io amo la mia terra. Ed è giusto impegnarsi per ogni paese. E quando sono venuta qui ho potuto apprezzare, sono andata in giro con l'avvocato Iorianni, mi ha fatto conoscere questo paese in cui non ero mai stata, e ho visto che avete un meraviglioso centro storico, addirittura medievale. Questa piazza splendida degli anni 30 con queste due chiese. Voglio dire, questo è un paese da valorizzare. Se fosse situato in un'altra zona d'Italia, cioè questo sarebbe un paese strapieno di turisti. Voglio dire, poi quella meravigliosa chiesa al termine della scalinata. Voglio dire, a me mi sono innamorata di questo vostro paese. Che dire, votate la nostra lista, votate la lista Momolocchio e il Centro Studi Lazzati, perché innanzitutto noi siamo uniti, l'ho detto anche l'altra volta, ci uniscono i valori comuni, ci unisce come si dice, noi ci battiamo per la legalità, poniamo l'uomo al centro di tutto, crediamo in una politica al servizio del cittadino. Sembrerà uno slogan, ma è così, noi ci crediamo veramente. Noi del Centro Studi Lazzati siamo famosi, potete vederlo su internet, per le battaglie in 20 anni, in battaglie civili dal 1993. Noi abbiamo fatto non chiacchiere, ma fatti. E poi se votate per la lista Momolocchio e il Centro Studi Lazzati, votate per il cambiamento. Ce l'avete sentito l'avvocato Iorianni prima, il sistema deve cambiare, voglio dire, provateci. Dopo anni e anni di vecchia amministrazione, voglio dire, i risultati sono evidenti, non vanno bene, provate qualcosa di diverso. Non ci crediamo. Il sistema va scardinato, ecco, credo che sia palese, va scardinato il sistema, così non può andare bene. È un invito a spronarvi, risvegliatevi, perché valete, questo paese vale, non state lì a cullarvi sul vecchio, cambiate, ecco, questo. Poi niente, spero che ci rivedremo presto. E adesso cedo la parola.
Il giudice. Ecco, cedo la parola al giudice Romano.